Ciao ragazzi, di nuovo qui. L'altra volta Cristiano mi ha fatto fuori, ma sono tornata più forte di prima. Oggi la promessa dal vostro Cristiano non è stata mantenuta, ma ve lo dovevate aspettare. Infatti, invece che rigori, faranno un'amichevole di calciotto. Questo anche perché i ragazzi volevano giocare, sono molto gasati da questo progetto e vogliono giocare ogni volta. Però adesso basta parole, basta chiacchiere, vi lascio subito alla partita e ci vediamo più tardi. Bentornati ragazzuoli nel mio canale YouTube. Oggi vi portiamo una grande partitella, gialli contro colorati, della Vigor Marconi. Come potete vedere, noi già in attacco. Noi dico noi perché faccio parte dei gialli, sono quello in maglia viola a sinistra. Come potete vedere, qui Luca perde una brutta palla. I colorati in contropiede, in buca. Lelli per Pippo Marini e subito 1-0. Grande Pippo Marini nei 16 metri, incontenibile. Come vi stavo dicendo. Adesso vi stiamo facendo vedere questa partitella accaldata a 40 gradi, più che altro perché essendo finiti i raduni eccetera, volevo portarvi un contenuto diverso, sempre a livello di gameplay, definiamolo così. Poi la presentazione della squadra ufficiale da Vigor Marconi scatterà a settembre con la preparazione. Qui Valerio Mergiovanni intanto purga e pareggia, riporta subito i conti in parità 1-1 il buon Melgiovanni. Come potete vedere qui i colorati ancora in attacco, Rotoloni mette la palla dentro che purtroppo Lelli non sfrutta a dovere e la difesa, la retroguardia gialla spazza. Tommaso qui in buca per Pippo Marini che non riesce a tenere la palla, contropiede giallo. Vi stavo dicendo quindi la rosa definitiva la vedrete sicuramente a settembre. Qui 2-1 per i gialli, per noi andiamo avanti, incredibile. Comunque vi stavo dicendo la rosa la vedete a settembre. Qui vi posso dire che tutti questi ragazzi faranno parte della nostra rosa, quindi dei 20, diciamo 26-27 ufficiali ad ora. Poi sicuramente diventeremo 30. Qualcuno forse se ne andrà, qualcuno verrà confermato dal mister, di quelli in dubbio. Però sicuramente questi ragazzi che vedete ne faranno parte, anche io purtroppo. Qui intanto Tommaso 1-2 con Pippo Marini, poi la ripassa e Pippo Marini sigla il pari 2-2. Beh, fine primo tempo, regà, mi trovate qui, sto ancora vivo, sono ancora in campo. Stanchezza, caldo, qualche scaramuccia tra di noi, però fa parte del percorso, stiamo 2-2. Sì, abbiamo ripresi tutti i gol, giusto? Perfetto. Beh, dai, una bella sgambata di 20 di luglio, fa caldo. Che dire, non c'ho manco più le forze per parlare. Fatemi una bengoccio, ci vediamo a fine partita, vi mando un bacione. Ehi! Intanto qui riparte il secondo tempo, abbiamo fatto due tempi da 40, grande anticipo di quello in maglia viola, raga, quello è forte, mi raccomando. Tommaso punta Mister Cesare che come vedete è dovuto subentrare perché Flavio, il buon Flavio Mori è dovuto andare via. Lorenzo prova la conclusione ma tocca i legni di sostegno della porta. Intanto recupero palla di Tommaso, Pippo Marini si dimena con una lotta greco-romana con Sommit e incrocia e fa il 3-2 per i colorati. Intanto il nostro attacco era gestito dal buon Melgiovanni insieme a Sommit. Qui grande sovrapposizione di Grigoscia che punta l'avversario di punta, vecchie maniere, prende una traversa. Purtroppo mi è mancato il gol, ma ragazzi, non vi preoccupate, non vi preoccupate, sto ritornando in forma, mi sto allenando. No, però non vi preoccupate che vedrete la miglior versione del sottoscritto da ottobre in poi, quindi anche settembre fase di rodaggio. Intanto Moro che gestisce la palla dal basso. Io cerco di imbucare sempre Melgio che purtroppo non si capisce con Sommit. Contropiede orchestrato da Corsini che allarga per Pippo Marini, converge e gol del 4-2. Prende anche il pallone Corsini, il difensore centrale dei Colorati. Fa gol ragazzi, è così, ci frega a tutti. 4-2 quindi per la squadra dei Colorati. Il buon Premici prova la botta, Luca sulla ribattuta, non conclude e niente, non abbiamo sfruttato molto bene le occasioni ragazzi, devo dire buona, la verità, abbiamo buona, avuto un sacco di dai! opportunità tutte e due le squadre, qui abbiamo fatto vedere solo diciamo gli highlights della partita, ma purtroppo non è andata come speravamo, abbiamo sbagliato tanto sotto porta. Qui intanto anche io mi dimeno e con fortuna devio un'altra traversa, oggi doppio legno. Doppio legno per il sottoscritto e niente. Qui intanto vediamo uno scontro Pippo Marini-Premici. Grande scontro, soprattutto fisico, perché sembriamo tutti piccoli, forse lo siamo. Però invece loro sono quelli alti e grossi della squadra. Diciamo fanno la differenza. Intanto Luca qui prova, mi ridà un'altra volta il pallone. E io di destro, incredibilmente, sfioro il palo alla destra del boccione. Niente, oggi mi sentivo ispirato in fase offensiva. Qui Tommaso scodella.
per Lollo Dio che con il destro non conclude in rete. Moro con i piedi, diciamo un po' la Ederson, manda Giorgio che non indovina la stop, ma qua vediamo musica e magia del Boccione che ci delizia con una perla, possiamo definirla una perla da terza categoria. Boccione, noi ti amiamo per questo, sei il nostro idolo, il numero 99, vi svelo che ognuno di noi avrà, intanto che grande intervento Tommaso, questa segna, grazie. Questa segna però niente, ho voluto fare, ho detto... O tutto o niente, sul 4-3 era l'ultima azione, provo il tunnel, incredibile, non ci riesco, ho detto qua bisogna avere la gloria eterna nel video. E niente, prendiamo un gol per mia colpa, devo ammettere il mio errore. Raga, affaticato ma partita finita, abbiamo perso 5-3, quindi risultato cede sconfitti, ma non nel cuore diciamo. Vi ho riportato Fabrizia dove mi avete detto che mi ha fatto fuori, gliel'ho già detto, visto, ho già raccontato tutto. Mi hai anticipato allora. Ti ho anticipato. Vi volevamo, diciamo, riferire che con i raduni, quindi con le partite, eccetera, abbiamo terminato. Fa un caldo, troppo ragazzi. Troppo caldo, cioè temperature troppo alte. Oggi i ragazzi stavano per morire, compreso Cristiano, che però buona partita, la vedrete. Finita, lascio giudicare voi, però... In ripresa. Sì, mi sei piaciuto. Campo piccolo, noi sfruttiamo la qualità. Ho rischiato pure di fare due gol, quindi... È andata discretamente. Ha detto bene, bene. Rischiato sì. Non vedrete queste performance. Non hanno visto, dai, dato che mo siamo in conclusione, gli diciamo quindi che ci rivediamo direttamente a settembre con i video della squadra. Faremo qualche, diciamo, inedito, qualche, sì, diciamo, un po' di preparazione, un po' di contenuto durante agosto. Vediamo un attimo col tempo perché il caldo è asfissiante, soprattutto con le ferie. Quindi vi mandiamo un bacione. Un bacio a tutti e al più presto. Daje. Daje tutta.